Buongiorno amici di Sardegna Live, quest'oggi ritroviamo un amico che abbiamo imparato a conoscere, qualche tempo fa. Allora ve lo presento subito, è un giovane ragazzo algherese, lui ha la passione, una grande passione per il canto. Allora buongiorno a Giuseppe Trudu, ci ritroviamo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Sardegna Live. Allora Giuseppe, tu hai partecipato anche a questa edizione del Cantagiro 2014, un importante concorso, un giro d'Italia canoro a cui hanno partecipato a questo stesso concorso grandi interpreti della musica italiana, ricordiamo Adriano Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, insomma è una bella vetrina. Gianni Morandi, per continuare, sì, è secondo me uno fra i concorsi almeno italiani principali, anche perché poi chi vince, diciamo, chi ha la possibilità di vincere la finale nazionale ha anche un posto, diciamo, a Sanremo Giovani, quindi è un concorso veramente, veramente importante che sta piano piano cercando di ritornare quello che era una volta, appunto, abbiamo detto, hanno partecipato grandi cantanti, grandi musicisti della musica italiana. E niente, per me è stato bellissimo poter partecipare. Certo, ormai, diciamo, il Cantagiro prima veniva trasmesso anche proprio in televisione, adesso sta cercando di riacquistare quel potere che aveva prima, quel potere televisivo. E piano piano gli auguro che ci riuscirà, perché è veramente una bellissima esperienza, una bellissima competizione. Ecco Giuseppe, tu parti da Alghero con quali speranze? Beh, innanzitutto io, diciamo, le speranze sono quelle di poter arrivare più avanti possibile, ovviamente senza farsi illusioni, con umiltà, affrontando, diciamo, e studiando passo per passo, senza ecco, mettersi nessun tipo di grillo per la testa, ma andando appunto, diciamo, sul campo, sul ring, sul palco, come si vuole chiamare, e cercando di dimostrare quello che realmente una persona vale, la validità di una persona appunto dal punto di vista, in questo caso, canoro. Tu per pochissimo non parteciperai alla finale di Fiuggi, però ciò che rimane è una grandissima esperienza. Sì, esperienza grandissima senza alcun dubbio. Io purtroppo non parteciperò, come hai detto tu, alla finale di Fiuggi per uno scarto di 0,1-0,2 punti. Purtroppo quella, diciamo, la fortuna non mi ha accompagnato come avrebbe dovuto. Però rimane sì una grandissima esperienza, perché comunque ho imparato tanto. Soprattutto mi sono confrontato con dei ragazzi, tutti molto bravi, il livello del Cantagiro soprattutto in questi ultimi anni è diventato altissimo proprio, cioè ragazzi tutti da grandi potenzialità, grande tecnica, insomma dal punto di vista canoro proprio si potrebbe dire quasi perfetti. E mi ha fatto piacere appunto aver passato tutte le selezioni, aver fatto, diciamo, tutta la trafila per arrivare alla finale. Ed essermi confrontato con ragazzi veramente, veramente bravi, e purtroppo, devo dire purtroppo, appunto, non essere passato per uno scarto di millesimi di punto mi è dispiaciuto, certo, perché ci credevo, però comunque è un'esperienza che mi ha segnato molto, che mi darà ancora tanti, diciamo, tanti risultati e tanti insegnamenti nel futuro. Ma comunque Giuseppe, noi lo sappiamo, tu non ti perdi d'animo, sei pronto e carico anche per affrontare il prossimo anno. Certo, certo, io tutti gli anni, ormai da 2 anni a questa parte, lo frequento, diciamo, lo faccio e insomma non mi perdo d'animo, perché nella musica, secondo me, è fondamentale, la musica va a gusti, quindi a una persona può piacere, a una persona no, però è fondamentale non mollare mai e cercare sempre nel tempo, sempre di migliorarsi, di imparare qualcosa di nuovo e di dare soprattutto poi, quando si è appunto sul fatto, il meglio di se stessi, perché secondo me è quello l'importante. Poi a prescindere che una persona vi piacere o non piacere, quelli a volte sono anche gusti, sono giudizi che dà la giuria, però ecco, io l'importante secondo me è impegnarsi e dare il massimo di se stessi in quella certa circostanza. Poi purtroppo sta anche un po' a volte la fortuna, diciamo, a mettersi in quell'attimo di, insomma, sul palco. Ma
nella vita ci stanno anche queste esperienze. Allora, quest'anno tu non eri da solo. No. Avevi un ottimo compagno di viaggio, di avventura, e soprattutto allarghiamo dunque la conoscenza della famiglia Trudu. Esatto. Allora, ce lo presenti tu? Va bene. Allora, lui, come ha fatto la presentatrice del Cantagiro, ha 11 anni, viene dal Alghero, si chiama Emanuele Trudu. Ciao Emanuele. Ciao. Allora, è il fratello, giusto? Sì. Cosa significa avere fratello Giuseppe? Niente. Allora, due cantanti in famiglia, però stili diversi. Rap. Giusto? Sì. Tu sei per il rap? Sì. Che canzone hai portato? Pest del Club Dogo. Allora, come mai due stili diversi? Beh, lui, essendo, diciamo, un ragazzino più piccolo di me, a me lo stesso piace il rapper, però lui proprio l'ascolta in maniera molto più decisa di me, e abbiamo scelto insieme questo pezzo, a dire la verità, perché comunque, se conoscete un pochino la canzone, Pest dei Club Dogo è una canzone che si potrebbe anche addire a un ragazzo dell'età sua. Io invece, per chiudere un attimino il discorso canzoni, ho portato l'emozione a una voce di Celentano, una canzone che veramente a me trasmette delle grandissime emozioni, che mi faceva piacere appunto farla sentire una giuria comunque di esperti. Ricordiamo che al Cantagiro in giuria sia anche come uno, diciamo, dei capiforti, Maestro Riccardi, che è un maestro che scrisse un po' di anni fa un po' di canzoni per Mina, e quindi appunto mi faceva piacere farla sentire una giuria comunque di esperti come la loro. Una grande bella canzone, quindi una giuria che ha giudicato anche Emanuele. Allora, com'è andata? Ce lo dici tu? Bene, bene. Quindi dove andrai? A Fiuggi. E cosa ci sarà a Fiuggi? È la finale nazionale. Allora, ti stai preparando? Sì. Tuo fratello ti sta aiutando, so. Sì. Ecco, ma è severo? No. Allora, quindi a Fiuggi, ma sai già che canzone porterai, un po' come si svolge? Quella della finale regionale. Quale? Sempre PES. Ah, ok, ma ne dovete sempre portare una, giusto? Sì. Ok, allora i genitori verranno? Sì. Ovviamente, non possono mancare. No, beh, certo, i genitori in queste circostanze, anzi, devo ringraziarli perché comunque ci sostengono, ci accompagnano in ogni nostra tappa. Lui, tra l'altro, quest'anno il Cantagiro è nato tutto, diciamo, per caso, perché il giorno delle mie selezioni, appunto, parlando con l'organizzatore, mi ha detto: ma lui canta? Beh, gli ho detto: ma canticchia così, non abbiamo preparato un vero e proprio pezzo adesso per lui. E fa: ma ce l'hai una base sull'Appennino? Gli ho detto: sì, fallo cantare. Cantato, alla fine è entrato in gara anche lui, selezionato, e alla fine anche lui in finale appunto a Tempio, e poi la fortuna ha voluto che addirittura, cioè, lui ce la facesse e io no. Una bella trasferta vi attende. Allora, ma io posso chiederti un pezzettino, no, una piccola cosa, niente, una strofa? Io mi ricordo che nella scorsa l'avevo fatto. Esatto, tu. Però, sì, il fratello? Emanuele, cerchiamo di convincerlo, però... Riusciamo a convincerti? No. Però allora, facciamo così, facciamo questa promessa. Visto che voi andate tutti a Fiuggi a questa finale, e so che sei bravissimo, allora ritornate, ci ritroviamo e ci canti qualcosa. Ok. Va bene? Promessa? Promessa, questa è una promessa, eh? E soprattutto qualcosa anche insieme. Certo, soprattutto. Tanto, guarda, questi giorni, già prima della finale regionale, insomma, tutti i pomeriggi, e la mia camera diventava una sala prove, si potrebbe dire, perché iniziavamo a attaccare microfoni, casse, spie, di tutto, per provare appunto la sua canzone, che alla fine sapevo anche io talmente bene a memoria che forse potevo ripresentargliela alla giuria. E credo che adesso, dato che insomma il pezzo scelto per la finale nazionale sarà di nuovo quello, continueremo a migliorarci, a poter studiare ancora insieme questo pezzo. E allora, grazie Giuseppe, grazie Emanuele, noi la promessa l'abbiamo strappata, e ci piace ogni volta raccontare quelle che sono le emozioni di tanti giovani che hanno talento, una grande passione, la coltivano sempre con forza e determinazione. E allora ci vediamo alla prossima.